Durante i miei primi 2 anni in Abruzzo, torniamo in osteria, con Ciurrezza, non ho visto un solo abruzzese ubriaco. La cifra è un po' di sobrietà che lui ravvisa. Non sono più questi tempi. Fatta eccezione, nessun abruzzese ubriaco, fatta eccezione per Pietro De Mita, a caso lì. Una specie di cantastorie che va di trattoria in trattoria a intrattenere gli ospiti con maggiore o minor successo con le sue esibizioni. Da autentico Aedo ispirato dall'Olimpo, pur nel sobrio, Abruzzo non disdegna un buon sorso. Il bardo popolano è figura frequente in Italia, anche nelle grandi città. Molti di loro si guadagnano persino da vivere verseggiando, tramandando il canto popolare, appagando evidentemente con ciò un gusto diffuso tra la gente. Venne di quelli che danno le loro poesie alle stampe su fogli di carta che poi rivendono. Diversi poeti colti si sono poi cimentati nel dialetto abruzzese. Mi sono capitati tra le mani libri di Cesare De Titta, Modesto Della Porta e Luigi Don Marco. Entrava nel dettaglio il nostro Nicula, non è che era così in superficie. Era anche lui un cavallo della scuderia. Vi ho trovato cosine deliziose. Quest'ultimo, Don Marco, voilà, in particolare, senza nulla togliere a De Titta Della Porta, è assai prolifico e ha pubblicato diverse raccolte di poesie liriche o beffarde che denotano un sano e simpatico amore per la Zolla natia e per tutto ciò che ad esso si collega e che si leggono con intimo godimento. Cito come esempio una strofa del suo poema sui maccheroni di godereccio gusto feace. Maccarun cib sante vum te dell'allegri, senza vulu monne piante e una vera fessarie. Un'altra caratteristica che va a decoro del contadino abruzzese è la sua ospitalità. Questa sopravvive nei più alti livelli del sentire. Siamo soliti menare giustamente vanto dell'ospitalità degli slavi, oggi quale tratto di fondo della loro indole. Ma sotto questo aspetto il contadino abruzzese ci supera. A Corropoli non potevo rasentare la soglia di un casolare. Però i dionisiaci, i nostri fratelli del nord, senza sentirmi, è impossibile a Teramo, senza sentirti invitato a prendere almeno un bicchiere di vino. Mi capitava spesso di averla già oltrepassata e di sentirmi chiamare l'esma. Avvoca, è offeso! Avvocato, è offeso? Doctor, alisteus alieni? Dovetti a volte infilare il soppiato una moneta nella mano di un bambino se per caso non avessi delle caramelle che ero solito portarmi appresso per simili occasioni. Se per sdebitarmi avessi chiesto il conto, si sarebbero sicuramente offesi. È caratteristico dei casolani il loro favorite. Se entro in un locale e auguro un generico buongiorno, gli avventori presenti esclamano in coro: Favorite! Uno scolaretto sta mangiando in strada un pezzo di pane con qualche goccio d'olio. Lo incontri per caso ed ecco che lui te lo sventola in faccia: Favorite! Più in generale, al saluto buon appetito, si risponde ovunque con un favorite. L'unica risposta d'obbligo a questo favorite, ovviamente, è e ha da essere grazie. Una volta entrai nella locanda e notai una nutrita compagnia di compaesani seduti a un tavolo imbandito ad ogni ben di Dio, pollo, salumi, formaggi. Al mio generico saluto risposero in coro: Favorite! Dissi loro scherzosamente: squisita usanza, questo vostro favorite, ma non rivolgetela ad un internato, perché l'appetito di un internato è cronico, è famelico. E grazie, stenta ad uscirmi dal gozzo. Mi investì una fragorosa e cordiale risata. Dovetti accettare. E non me ne pentii. Internatine, è tutta la scuderia minima umana perché è nel mio cuore.
liberiamo ciò che di internapite, e mi rivolgo ai dotti, ai dottori che ce ne stanno, liberiamo tutti, tutto ciò che resta in patologia della nostra internapite endogena. Questo è l'obiettivo. Grazie a tutti. In barba all'aguzzino, la rocca mesce il vino, di sbornie fonte in pausta, se brocca inesausta. Maiolca, la brocca tutto il mondo, al caso rubicondo, l'orlo della fossa, da brocca delio fossa. Maiolca. Complimenti, ringraziamo il quartetto Citra composto da Donatangelo Piccone, Carmine Manzi, Stefano Salomone e Donato Tiberini, che hanno eseguito Maiolca, che è una canzone slovena, una canzone popolare slovena, il cui testo è stato rielaborato da Mikuletic proprio all'interno del campo di concentramento di caso. Ovviamente ringraziamo anche il contributo del dottor Camillo Fedele e ovviamente anche l'interpretazione di X Borea.